Non è solo uno slogan, più scuola, meno mafia, spiega il ministro Giannini prima di partire per Altamura per l'inaugurazione dell'antica masseria dell'Alta Murgia, confiscata alla mafia nel 2011. Non è solo uno slogan, è il principio di fondante di una, in questo caso, una cultura della legalità e di una dimostrazione concreta che lo Stato c'è e che fa. La struttura è stata assegnata in comodato d'uso gratuito ad un'associazione temporanea di scopo, di cui fanno parte l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, il Network Più Scuola Meno Mafia e una rete di scuole del territorio per realizzare il progetto FORTE, acronimo di Formazione, Orientamento, Reinserimento, Tutorship, Empowerment, che prevede la creazione di un centro per il contrasto alla dispersione scolastica, per la formazione in alternanza scuola-lavoro e per il supporto a giovani con disagio. Un nuovo tentativo dopo il fallimento dell'esperienza della gestione affidata allo chef Vissani, ma il ministro è ottimista. Questo governo è partito con un progetto educativo che ha rispettato finora puntualmente tutte le tappe, ha messo dei soldi su questo progetto, scusi se passo dalla poesia alla prosa, ma anche di quello si deve poi ragionare. Abbiamo 3 miliardi a disposizione per tutto il pacchetto scuola nei prossimi 3 anni, ne stiamo aggiungendo. Lo Stato vigilerà e vigila, però lo dico a questi ragazzi, come ho detto prima, lo Stato sono anche loro, soprattutto loro. Quindi è una vigilanza ispirata a un principio di sussidiarietà.